Nel 2025 il fabbisogno dell'SSN sarà di ben 200 miliardi di euro, una cifra enorme. È quanto emerge dal rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 2016-2025, messo a punto dalla Fondazione Gimbe e presentato a Roma alla Biblioteca del Senato. Per poter coprire questa cifra è ovvio che da un lato bisogna incrementare il finanziamento pubblico che negli ultimi anni ha tolto troppe risorse alla sanità, ma questo non sarebbe comunque sufficiente perché è necessario, è indispensabile potenziare quello che è il filone della sanità integrativa, il pilastro della sanità integrativa, ma anche e soprattutto disinvestire da sprechi e inefficienze che oggi assorbono, secondo le nostre stime, una cifra che va oltre i 24 miliardi di euro. Quindi un programma nazionale di disinvestimento agli sprechi è uno strumento indispensabile per garantire al 2025 la sostenibilità del servizio sanitario, fatto salvo che l'incremento del finanziamento pubblico è indispensabile ed è neanche necessario potenziare la sanità integrativa per fare spendere meno di tasca propria ai cittadini con quella spesa out of pocket che oggi arriva a oltre 27 miliardi di euro. La Fondazione Gimbe poi suona la sveglia alla politica. Segnali di involuzione sono già evidenti, sottolinea. In particolare in alcune aree del paese. I tempi politici per decidere il destino dell'SSN sono ormai prossimi alla scadenza. Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è un buon servizio. Dobbiamo lavorare sulla sua sostenibilità, e cioè fare in modo che l'universalismo del Servizio Sanitario Nazionale esista non soltanto per le piccole patologie, per le piccole malattie, ma anche per le grandi malattie, le malattie importanti, per la cronicità e anche per i farmaci. E quindi la sfida del futuro è come rendere compatibile l'uguaglianza e l'universalismo con i costi e con le risorse pubbliche innanzitutto che lo Stato dovrà mettere in campo. Il secondo punto è che le regioni dovranno lavorare meglio fra di loro, perché non è possibile avere 21 servizi sanitari così diversi fra loro. La sanità, la salute è un valore dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige, deve essere uguale dappertutto perché tutti i cittadini devono poter essere curati adeguatamente nel momento del bisogno.